Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei fare insieme a voi un esperimento nella mia cucina. Sono andata all'Abasco e ho comprato questo prodotto che è la torta in tazza, il preparato, diciamo, per fare la torta in tazza. In questo caso si tratta di una torta di mele. Io sono veramente curiosa perché ho visto tanti tutorial sulla torta in tazza, fatta con le uova, fatta con latte, fatta senza uova, fatta in una serie di modi, però tutte le volte che io ho provato devo dire che non mi è mai venuta. Adesso, siccome questo è un preparato già pronto, devo solo aggiungere acqua, probabilmente sarà una cosa un po' più semplice. Però voglio fare questo esperimento insieme a voi, così se fallirò miseramente per l'ennesima volta, magari voi potrete consolarmi nei commenti. Andiamo a vedere un po' insieme che cosa combino questa volta con la torta in tazza. Andiamo in cucina. La prima cosa che voglio fare è leggere insieme a voi le istruzioni. Qua dice mescola la polvere con 5 cucchiai di acqua, che sono 50 ml, in una tazza grande da 300 ml e cuoci nel microonde. Però io non ho la tazza da 300 ml perché una tazza così grande in realtà non ce l'ho. Quindi, dovendo utilizzare una tazza più piccola, ho pensato di fare la metà di questa dose, quindi metà di questo preparato e metà della dose di acqua, quindi 25 ml e metà di questo preparato e vediamo cosa succede. Questa è la tazza che io utilizzerò. Quindi adesso vado a versare il preparato, cioè il contenuto della busta, all'interno della tazza. Ok, adesso vado ad aggiungere 25 ml di acqua, quindi metà dose. Mescolo il tutto. Io non so cosa succederà perché, come vi dicevo, a me non è mai riuscita la torta in tazza, però siccome questo è tutto già pronto, devo solo aggiungere l'acqua, insomma, ho pensato che magari questa volta è la volta buona. Adesso vado a mettere tutto nel microonde a massima temperatura e cuocio per 1 minuto e 30 secondi. Beh, non è facilissimo perché il mio non è digitale, comunque vediamo che cosa succede. Questa è la torta come si presenta. Devo dire che non ha un aspetto particolarmente invitante. Però, insomma, vediamo, bisogna assaggiarla prima di giudicare. Quello che voglio fare è personalizzarla un pochino e andare a metterci sopra una spolverata di cannella. Ok, adesso l'assaggiamo. Ho cambiato postazione, sono tornata qua sul mio divano perché mi trovo molto meglio. Lì in cucina con la telecamera è veramente scomodo. Questa, come vi dicevo, è la torta, ve la faccio vedere ancora una volta. Io ho messo un po' di cannella sopra, tanto per dargli un tocco personale. È arrivato il momento di assaggiarla. Devo dire che a me non è che ispira tantissimo, perché mi aspettavo che gonfiasse. Io mi aspettavo di trovare una torta lievitata dentro la tazza. Invece in realtà no, non è così. Adesso sto provando a tagliarla col cucchiaino, ma devo dire che non si taglia neanche troppo bene. Questa è la torta all'interno. Mi avvicino perché vorrei farvela vedere il più possibile. Vedete, rimane in questo modo. Adesso l'unica cosa da fare per capire com'è venuta è assaggiarla. Devo assaggiarla. Mi rendo conto che mi sto dilungando perché ha un aspetto che non mi attira per niente. Però, insomma, io volevo assaggiare questa torta e quindi assaggiamo questa torta e vediamo com'è. Devo dire che il gusto è buono, la consistenza, insomma, nel senso che non è né troppo morbida né troppo dura, è una via di mezzo, ma è un po', come posso dire, un po' pastosa, cioè non è una torta come quelle che fate nel forno, rimane un po' dura da masticare, forse, non so. Se dovessi dare un voto, io darei un 5 e mezzo, perché comunque, anche se il gusto è buono, non ha quella consistenza tipica della torta, cioè non è soffice come una torta cotta in forno. E quindi non è il mio genere, quindi devo dire che sì, il gusto è buono, non posso dire che non mi piaccia, però non è una di quelle cose che ricomprerò.
Quindi, insomma, non prende la sufficienza. Può essere anche che abbia sbagliato qualcosa io, perché comunque, come vi dicevo, a me la torta in tazza non è mai riuscita. Io ho visto dei tutorial di persone che comunque fanno delle torte in tazza super lievitate, a me non è mai riuscita questa cosa e non mi è riuscita neanche con la busta già pronta. Quindi i casi sono due: o io sono proprio completamente negata per la torta in tazza, cosa che potrebbe benissimo essere, quindi chiudiamo il capitolo della torta in tazza. Oppure in questo caso, che avevo già tutto pronto e dovevo solo aggiungere acqua, il preparato forse non è un granché. Detto questo, mi fermo con questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è piaciuto, ma mettete un like al video anche se non vi è piaciuto. Abbiate pietà, perché io veramente sono negata con le torte in tazza. Datemi un like di incoraggiamento. Vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.